Rapido. Presidente, ce la fa lei a tifare Higuain come Sarri domani sera? Devo assolutamente, assolutamente. Però non è l'ultima partita, ce ne sono tre. Questa non deve essere una giustificazione né una scusa per i nostri che devono dare tutto in campo, anche perché giocando prima della Juve dobbiamo assolutamente portare a casa il risultato. Senta, per lei ha avuto belle parole come sempre Maurizio Sarri, ha detto è l'unico che ha avuto il coraggio, la dico così, per portarmi poi a Napoli, perché piaceva a tanti, però poi lui è l'unico che ha avuto il coraggio, però ha anche aggiunto il prossimo contratto lo vorrei più ricco perché è venuto il momento di arricchirmi col calcio. E a parte che lui già l'altro anno ha avuto uno scatto molto elevato, da lui peraltro richiesto e con me concordato, il prossimo contratto quando sarà scaduto quello in essere assolutamente verificheremo quanti scudetti avrà vinto, quante volte saremo arrivati in finale e se avremo vinto qualcosa in Europa, e sarà giusto anche dargli quel che merita. Senta, l'ultima delle tre che ci diceva, per Mertens bisogna ancora aggiustare qualcosina, bisogna ancora aspettare un po' o ci siamo? No, con Mertens dipende solo da lui, io credo che siamo alla fase finale, dovrebbero venire in Italia nei prossimi giorni i suoi rappresentanti e dovremo definitivamente firmarci questo prosieguo. L'ultima davvero no, per chiudere, siamo a Bagnoli, è un mondo in evoluzione questo, Napoli potrebbe avere un giorno qui la sua di casa. Ma l'ho sempre detto, io ho sempre detto che se lo Stato che ha ormai in mano la palla della bonifica dovesse bonificare nei tempi previsti, cioè nei prossimi due anni, Bagnoli, questa per me è la casa ideale del Napoli. Grazie. Bene, grazie.